A quei tempi ero giunto a pensare, l'anima diviene attiva in modo superiore, quando pensa senza attingere i suoi contenuti rappresentativi dal mondo dei sensi, sviluppando così un'attività svincolata dalla percezione dei sensi. Il pensare libero dai sensi conduce all'esperienza dell'assenza e dell'essenza spirituale del mondo. Oswald, ma che succede oggi? Ma cosa succede? Ma dico, ma ti sembra questo il modo di farmi questi scherzi, di farmi impazzire il mio pubblico? Siamo alla 40ª puntata del Boccherellion Theater e tu mi fai questi scherzi, mi fai saltare la linea, mi fai diventare tutto balbettante. Scusate, amici, per la terza volta torniamo in onda questo mercoledì. Mercoledì 20. Sì, certo, 20, non è nemmeno venerdì 17, insomma. Ciao a tutti, bentrovati amici, pronti per festeggiare alla grande questo 40esimo appuntamento del Home Theater. Veramente sudata questa giornata, molto sudata, molto, 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 ma a noi le sfide ci piacciono. Ci piacciono e come? Elena Gensini, oh via, mi hai dato retta! Oh via, come si dice a Siena. Allora, tutti pronti, sedetevi di nuovo sulle vostre scarlatte poltrone, comode, tranquilli, respiriamo. Vi stavo raccontando, appunto, poco fa, poc'anzi, di quanto sia importante l'improvvisazione. Io spesso durante le lezioni, voi sapete adesso non sto facendo le lezioni di teatro perché anche quelle sono state tutte cancellate, tutto è saltato per aria, come la linea oggi, ma l'improvvisazione spesso faccio fare alle allieve e agli allievi gli esercizi proprio di improvvisazione. E oggi, nella sfida di questa 40ª puntata, vorrei che foste proprio voi, dandomi così, dei suggerimenti, un nome, un'emozione, un aggettivo, una parola, dal quale poi io trarre live, qui in diretta, insieme, un'improvvisazione teatrale, come se fossi su un set cinematografico, in una scena di un sceneggiato televisivo, sulle tavole, solide tavole del palcoscenico. Virginia Consolitato scrive: puntata difficile, ma le difficoltà danno i frutti migliori. Grazie per la tua saggezza. Allora inizia. Isola tropicale e fiori, Teresa scrive. Intanto buon pomeriggio, ti sto ascoltando in auto mentre torno dal lavoro. Ciao cara Maria Rosaria Ruocco, Simona Cangelosi, facciamo partecipare anche la bravissima giornalista, nonché Simona, giornalista del Corriere della Sera e prezioso elemento della RAI. Simona, partecipa anche tu a questa improvvisazione live. Sarete voi a darmi dei suggerimenti su quale costruire una scena così in diretta, amblè, ok? Ciao Vincenzo Bocciarelli. Allora, Speranza, quindi Speranza, fiore e isola tropicale, azzurro, Fabio Tempesta, azzurro. Eccolo, io lo scrivo qua. Azzurro. Itaca, bellissima. Ci siamo allora? Avete scritto tutti? Siete pronti? Cuore e cervello e gratitudine, fantastico. Passione, Anna scrive passione, Anna Kanakis, un bacio grandissimo alla meravigliosa attrice e scrittrice. Allora, passione e passione, memorie, azzurro, gratitudine, cervello, rosso, sale in corbaia, rosso, 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 rosso. Bene, allora ci siamo quasi? Siamo pronti per partire? Iniziamo la concentrazione. Concentrazione.
No, guarda, no, ti prego, smettila. Basta. No, no, no. No, ti prego. No, no, no. Guarda, così fai del male alle mie memorie. Sì. Non mi sembra questo momento giusto per raccontare. Dai, sono cose del passato. Sono già state tutte cancellate. Abbondantemente cancellate, ti prego. No, no, basta, no. Tu lo sai quanta passione io ci metta in tutto quello che faccio. No, dico, in tutto quello che faccio nella tua vita, perché ormai io vivo soltanto per te, non c'è più, non ho più una vita mia, una mia vita propria. Eh sì, è così, questa è la mia passione, io ormai vivo soltanto per te. Però non te ne puoi approfittare in questo modo, no. Sai, tu... Ci sono dei momenti in cui gli fai mancare il sole dentro l'anima mia, sì. Cioè tu proprio non sai che cosa sia la luce del sole, cioè la bellezza, la positività, quel fragore dell'anima che soltanto l'idea del sole ti può restituire. No, tu no, tu no, perché sei una persona avida, sei una persona chiusa, sei come dire, schiava del tuo ego. Solo una volta mi hai dimostrato di avere una certa sensibilità. Quando ti ricordi quando ti feci quel piccolo pensiero, era quel ciondolo azzurro? E in quel momento ho notato una luce nei tuoi occhi particolare, eri diversa dalle altre volte. Ho capito che avevi apprezzato molto quel piccolo pensiero, certo era una cosa così minima per una donna come te che è abituata ad avere regali molto più sontuosi, no? Tu non hai mai compreso la mia fragilità, non hai mai capito quanto e come io mi potessi sentire quando ti stavo vicino e soffrivo della mia incapacità di essere al tuo livello. Mi facevi diventare tutto rosso, cavolo. Cioè, che figuraccia. Diventavo rosso come un pallone. Però ti amo. Sì. Io non riesco a vivere senza di te. Con tutti i tuoi difetti, con le tue incongruenze, io sono fiducioso, ho speranza che prima o poi il nostro rapporto cambierà. E provo per te una profonda gratitudine per avermi insegnato giorno dopo giorno ad essere quello che sono. Sei una donna meravigliosa, sei la donna della mia vita. Sai che cosa vorrei fare con te un giorno di questi? Vorrei affittare una barca, sì, un'imbarcazione, non lo so, io poi non ho mai navigato, non so nemmeno come si fa, però ti vorrei portare a Itaca. Sì, vorrei essere io e te da soli sull'isola di Itaca e stare abbracciati tutta la notte, sentirci l'uno nell'altra. Questo vorrei. Mi manchi tantissimo. Io non posso vivere senza di te. Sei l'oro della mia vita, l'oro dei miei occhi. E se bastasse un fiore per darti la felicità e la gioia che si può provare una mattina di primavera, svegliandosi su un'isola tropicale, io e te, da soli. Profondamente. Ti amo. Oswald, ma che cosa è successo? Che cosa avete combinato?
che cosa mi avete fatto fare oggi? Una dichiarazione d'amore. Con le vostre parole scritte qua, memorie, passione, sole, celeste, rosso, speranza, Itaca, oro, oro, fiore, isola tropicale, azzurro e gratitudine. E la gratitudine a tutti voi, amici e amiche del Boccioleri Home Theater. Quale miglior modo per festeggiare insieme oggi questa puntata particolare? Abbiamo anche vissuto quello che può essere, no, l'atmosfera del set. Motore, azione, poi se non va, si rifà, si riparte. Sara in corbaia, occhi, mimica, facciale, gestualità, polifonia vocale, il top dell'interpretazione. Grazie, grazie Sara, una new entry del nostro Boccioleri Home Theater. Senza parole, non esistono parole per descrivere quanto sei. Grazie Umbertina Di Stefano. Osvaldo si è emozionato, scrive Virginia. Sei grande, raccogli un po' di ognuno di noi. Ilenia, grazie. Benvenuti di nuovo a tutti, amici. Che bello, ce l'abbiamo fatta. Per festeggiare questa 40esima puntata, colgo adesso l'attimo per ricordarvi di fare attenzione. Siamo tutti presi, fagocitati dalla gioia, questa esplosione, la voglia di vivere, di andare per le strade, di festeggiare la fine, il termine del lockdown. Ma mi raccomando, un consiglio proprio dal profondo del mio cuore: stiamo attenti, cerchiamo di essere sempre vigili, di non abbassare mai la guardia, soprattutto di mantenere, di adottare i giusti sistemi di sicurezza, mascherine, distanze, guanti. Non cerchiamo di non dare nulla per scontato, perché ancora il rimedio a questo male, maledetto male, non c'è. Stanno studiando, stanno facendo degli esperimenti, sono in fase di ricerca ad Oxford, dalle ultime notizie, last minute. E allora, in questa 40esima puntata, che per me davvero è una grandissima gioia oggi celebrare con voi, voglio ringraziare un mio supporter preziosissimo, che è mio nipote Pietro Hermes Bernardi, che mi ha sostenuto, aiutato finora con grande generosità, nonostante abbia la maturità, e gli mandiamo un grandissimo in bocca al lupo. Caro Pietro, sei un ragazzo in gamba, non perché sei mio nipote, ma perché sei un ragazzo buono e generoso. Grazie, perché lui ci sostiene a distanza con i messaggi, con proprio come fa il regista dell'unità esterna, quindi davvero un grazie. Poi volevo ringraziare la Custox Italia, Ivan Mendico, per i premi graziosi che riceverete, voi che avete indovinato i quiz delle scorse settimane. Umbertina scrive: ti prendi cura di noi, grazie maestro, bravo Pietro, vedrai che la maturità andrà benissimo, scrive Teresa Fabiola Calabria. Grazie, sono fortunato, ognuno ha il pubblico che si merita, e io sono strafelice di avere un pubblico veramente speciale, meraviglioso. Me lo state dimostrando anche tutti sul canale YouTube, abbiamo raggiunto più di 500 iscritti, una grandissima gioia. Simona Cangelosi, in bocca al lupo Pietro, crepi il lupo e viva il lupo per Pietro. Guarda quanti complimenti Pietro stai raccogliendo oggi, tu che sei silenzioso, umile, un bravo, veramente un futuro uomo dal cuore grande. Bene, allora amici, per come dire, incorniciare bene questa, grazie Mattia Gatto, scrive grande, grazie Mattia. Poi ovviamente io leggo tutti i messaggi, perché per gli amici di YouTube sarà modo in un certo senso di leggere anche loro che non vedono i messaggi scritti su Facebook. Per coronare, chiudere in bellezza questa straordinaria puntata della 40esimo appuntamento, vedete il capello è lungo, perché se andate a rivedere la prima puntata avevo i capelli corti, come sono cresciuti. Questo è il tempo, la lunghezza dei miei capelli sono il tempo che ho trascorso insieme a voi, Oggi anche questa barba sofferente, per far vedere quanta fatica io metta per allietarvi con il Boccioleri Home Theater. Oswald è stato bravo, però dai, facciamo un applauso.
Facciamo il giusto applauso al grande Oswald, perché questa sarà una puntata, anche se è stata una puntata bella faticosa, ma sicuramente avrà grandissimo un indice di visualizzazioni, di like e di gradimento sicuramente alto, perché c'è un'energia particolare oggi, si sente, si avverte, si respira. Allora, pronti con l'annuario delle migliori poesie mondiali di Luca Maroni, 182 poeti, 999 poesie, avanti allora, avanti tutta, sparati i numeri che leggiamo in diretta le poesie in diretta, in direttissima per voi. Allora, intanto, è arrivata proprio live, un momento solo, che c'è una poesia bellissima che mi è appena arrivata, di Umbertina Di Stefano, che vi ricordo, lei è la nostra, come dire, conduttrice delle anime angeliche. Mi è arrivata ora, sentite che bella, proprio anche per ricordare il dialogo bello che si crea con voi, con le vostre poesie che saranno inserite, molte delle quali saranno inserite nel mio libro che sto scrivendo sulla l'esperienza, la mia esperienza del Boccherelli Home Theater, ma non solo, l'esperienza di vita che mi avete trasmesso da questo incontro quotidiano meraviglioso. Sentite, allora, intanto che mi scrivete i numeri, io vi leggo cosa scrive Umbertina Di Stefano. Ho giocato a nascondino da bambina, ma ero così goffa nel muovermi che venivo sempre scoperta e derisa per essere semplice. Ho giocato a crescere in fretta dopo aver superato il mio primo grande ostacolo. Abusi, violenza, derisione e solitudine bambina. Ho giocato a diventare adulta subito affinché fossi abbastanza forte da potermi difendere da sola, dato che a nessuno importava davvero di me. Ho giocato a scacchi col futuro, tentando mosse istintive con regole che non conoscevo, perché le regole della malizia non erano del mio DNA. Ho giocato a farmi una famiglia, credendo che avrei potuto costruire un karma differente, ma avrei dovuto cambiare anche aria. E ho giocato a cucinare, a lavorare, mentre imparavo anche a mascherare e nascondere tutto quello che volevo io. Ho giocato. Ad alcuni sembra che la vita sia davvero un gioco. Ti giochi gli affetti, ti giochi il rispetto, la stima, l'amore, e per cosa? Ad alcuni sembra che la vita sia davvero un gioco. Ho giocato tutto, tranne che con la mia felicità. Quella ho solo sentito che c'era, ma ero così impegnata ad essere pedina nel gioco di altri che più che dare, io sentivo solo che prendevano da me, distillandomi la forza per cercarla ancora. Un applauso ad Umbertina Di Stefano, che attraverso, vedete, la poesia, lo scritto, una frase, è un modo anche per esorcizzare quelle che sono le nostre paure, i dolori, le angosce. L'importante è liberarsi, a questo serve l'arte, a liberarsi. E far così sciogliere anche tutti quelli che sono i nodi che ci portiamo dentro. Allora, pronti con i numeri? Vedo un 84, andiamo, 84, eccolo qua. Oh, abbiamo Michelangelo Buonarroti, non so chi abbia scritto l'84 perché i messaggi stanno scorrendo veloci. 84, come può essere che io non sia più mio? Oddio, chi mi ha tolto a me stesso? Came fosse più presso o più di me potessi, che possio? Oddio, come mi passa il core,
chi non par che mi tocchi. Che cos'è questo amore che col cuore entra per gli occhi, per poco spazio dentro par che cresca e s'avvieni che trabocchi? Michelangelo Buonarroti, meraviglioso, stupendo. Allora, un altro numero, intanto scorrono i messaggi. Avete sentito che parole? Francesco Aprigliano, un grandioso saluto da Frankie, un comico, un attore brillante, davvero vi consiglio di seguirlo, molto molto bravo. Allora, altri numeri arrivano, altri numeri. 90, 90, Elena Gensini, 90. 90, 90. Elena Gensini, 90. Ah, di nuovo, Michelangelo Buonarroti. Oh, oggi Michelangelo è con noi, eh? Avete visto? Allora, mentre che al tempo la mia vite fugge. Mentre che al tempo le mie vita fugge, amor più mi distrugge, né mi perdona un'ora, come credetti già dopo molt'anni, l'alma che trema e rugge. Com'uom ch'a torto mora, di me si duol, de sua eterni danni, fra il timore e gli inganni d'amore e morte. Allor tal dubbio sento che cerco in un momento del me di loro e di poi il peggio piglio. Sì, dal mal uso è vinto il buon consiglio. Michelangelo Buonarroti. Pensate, questo grande artista, anche poeta, anche testimone di bellezza e di parola. Emilia Giacobbe scrive 79, intanto benvenuta Francesca Vanni. 79, 79. Chi abbiamo a 79? Charles Bukowski, attenzione, attenzione. Charles Bukowski, che scrive confessione aspettando la morte, un gatto che sta per saltare sul letto. Mi dispiace così tanto per mia moglie. Lei vedrà questo corpo rigido e bianco, lo scuoterà una volta e poi forse ancora. Hank! Hank non risponderà. Non è la mia morte che mi preoccupa. È lasciare mia moglie con questa pila di niente. Però vorrei che lei sapesse che tutte le notti dormite accanto a lei, anche le discussioni inutili, erano sempre cose splendide e le più difficili delle parole che ho sempre avuto paura a dire, ora possono essere dette. Ti amo. Charles Bukowski, nato il 16 agosto del 1920, morto il 9 marzo del 1994, Germania, Andernach. Bene, con Charles Bukowski, Michelangelo Buonarroti, l'improvvisazione. Una 40ª puntata davvero brillante, questa vissuta con voi. Grazie, grazie, grazie infinite di aver avuto anche un po' di pazienza oggi, vero Oswald? Oswald ringrazia e saluta e chiedi scusa al pubblico, perché oggi insomma gli abbiamo fatti un po' penare con queste con queste interferenze aeree, no? Non lo so, all'epoca non avevano i cellulari, non c'era internet, però avevano una capacità di scrivere, la capacità epistolare di comunicare a distanza.
Allora, ci vediamo sabato con il grande ritorno del Bocciarelli Art Home Theater, a grande richiesta, lo so, avete mandato tantissimi messaggi, avete voglia di vedermi di nuovo alle prese con la pittura live, a grande richiesta, fiori profumati, fiori colorati, petali di tutte le fogge, di tutte le sfumature. Ciao Flavia Garzella, benvenuta, meglio tardi che mai, tanto poi la potete rivedere sulla piattaforma Facebook e sul canale YouTube. Intanto grazie, mi riempite il cuore, batte il cuore insieme a voi, vi mando un bacio immenso e con Oswald che vi ringrazia di essere stati in compagnia. Ciao Linda, grazie infinite carissimo, hai tribolato ma ce l'abbiamo fatta, un abbraccione! Dov'è il teatro? C'era il teatro qui da qualche parte, ma dov'è finito il teatro? C'era un pezzo di teatro che deve essere cascato. Orsù, dunque, oh voi elfi che invisibili cingete con aerea corona, che peccato, c'era il mio teatro che volevo chiudere con l'immagine del teatro, ma si è evaporato, anche il teatro evaporato. Tante cose belle vi accompagnino, luce, felicità, gioia, che tutti i dolori del cuore, dell'anima e anche fisici possano dissolversi nel nulla, con l'amore e con la gioia. Ciao a tutti!